Bentornate e bentornato a SHE, la rubrica di Endo dedicata a sport, health and experience. Fino ad oggi con Erika Scafuro abbiamo visto l'esperienza di viaggio, abbiamo visto gli imprevisti, abbiamo visto come allenarci a viaggiare da soli. Oggi andremo a capire se stare in solitudine porta ad annoiarsi o meno. Erika ci aspetta, quindi andiamo! Volkswagen. Erika, oggi mi hai dato appuntamento qui, fuori dalla zona di comfort, sì, per continuare a parlare di viaggi. Esatto, sì, perché chi non ha mai pensato da bambino di avere una casa sull'albero dove andare a rifugiarsi e andare a scrivere, andare a riflettere. Giusto. Allora, nella scorsa puntata ci eravamo lasciate con un quesito importantissimo. Sì. Ma viaggiare da soli annoia? E io ti ho garantito che non ci si annoia. Infatti, voglio saperne di più. La solitudine, diciamo subito che è una scelta in viaggio, nel senso che si sta soli solo se si vuole stare da soli. È impossibile stare da soli perché conosci un sacco di gente. La mia chat WhatsApp è una Babele di lingue, di fusi orari diversi, perché io ho conosciuto tantissime persone e queste persone sono parte integrante della mia vita ed è strettamente legato anche al concetto di libertà, il concetto di gestire il tuo tempo come vuoi. Non c'è nessuno che ti dice cosa devi fare, che orari devi rispettare. Infatti volevo sapere, fammi degli esempi pratici di quando hai potuto godere appunto di questa libertà del viaggio in solitaria, che non è così comune quando sei in compagnia con amici o familiari. Esatto, come ho detto già la volta precedente, prediligo a volte i viaggi in solitaria proprio per avere questo tempo per me, per nutrirmi di cose belle. Magari ho partecipato ad un musical o sono andata a vedermi un concerto e essere lì in quel contesto da sola, scegliendo io il momento più opportuno per me per farlo, è stato bellissimo. E anche mi sento di dire di prendere decisioni last minute, passi, cammini, vedi una cosa, esatto, che vuoi fare, non devi confrontarti con assolutamente nessuno, se mi piace, non mi piace, esatto, no, non mi va, sono stanco, hai voglia, lo fai, esatto, entri. Hai i tuoi orari, esatto, e fai quello che vuoi, è bellissimo, è una libertà assolutamente da provare. E se ci si prepara bene, come fai tu, sulla destinazione da esplorare, sì, sai tutto quello che c'è da vedere, quindi sei pronto a tutte le eventualità, hai già un itinerario, esatto, che però si può arricchire. Assolutamente, infatti il mio consiglio è proprio programmare alcune cose e allo stesso tempo lasciarsi lo spazio per ciò che è tutto inaspettato e che può essere ancora più bello. E però magari appunto se si va a visitare una città, capire quali sono i concerti, capire quali sono i musei da visitare, capire gli eventi culturali. Molto spesso nelle città organizzano anche tour guidati di gruppo, quindi partecipare a un tour guidato di gruppo per conoscere altra gente, andare a cena in un posto dove sai benissimo che al tavolo potrai insomma incontrare qualcuno di una cultura diversa, proveniente da un paese diverso, e quindi è un arricchimento totale pazzesco. Mi hai convinto, sai? No, meno male. Quindi Erika, riassumendo, viaggiando da soli si ha il proprio tempo, la propria libertà, decisioni last minute, non si litiga con nessuno. Soprattutto. Però se hai voglia di scambiare due chiacchiere o di fare qualcosa insieme a qualcuno che possa condividere questa esperienza, come si fa? Guarda, le occasioni non mancano. Se io sono piena di aneddoti anche in questo senso, e anche, non so, la sola opportunità di fare una foto, scattare una foto a dei turisti è l'occasione per scambiare due parole, piuttosto che anche all'imbarco, al gate d'imbarco, quando si è in coda, quelle sono occasioni principali per poter incontrare persone e trovare la persona che ti vuole raccontare qualcosa della sua vita, piuttosto che la persona che è curiosa di quello che andrai a fare, dove andrai. E forse, quindi, se ti vedono da sola magari ancora di più sono curiosi, no? Sì, assolutamente. Sono gli altri curiosi di conoscerti, sì, e magari di scambiare due parole. Perché molto spesso quando sei in compagnia ti perdi in quel gruppo, ti chiudi che si nel è gruppo formato, e invece così ti apri all'altro. E soprattutto ricordiamoci che la gentilezza attira gentilezza, e quindi quando sei ben predisposta anche l'altro lo ha con te. Raccontami qualcosa del cammino, raccontami qualche episodio di gentilezza, di sconosciuti che ti sono stati in aiuto, perché
a volte serve anche l'aiuto di qualcuno, no? Guarda, sul cammino potrei parlarne per ore e ore, giorni. Ci sono state tantissime situazioni in cui magari ho avuto bisogno di qualcosa, oppure anche solo avevo un problema alla caviglia, c'è stata una persona che mi ha dato una bottiglia con del ghiaccio e in quel momento era quello di cui avevo bisogno. Esatto, e quindi è stata la risposta che stavo cercando in quel momento. Quindi lo sconosciuto in realtà è solo un modo per aprirci di più e anche per mostrare di più le nostre vulnerabilità. Molto spesso magari quando siamo con le persone che conosciamo non mostriamo tutti i lati di noi, no? Questa è una grande verità. E invece con gli sconosciuti non abbiamo quel timore, quindi ci apriamo molto di più e questo è sicuramente potente perché ti permette di conoscere lati anche tuoi che non sempre tiri fuori. Togliere barriere e farsi vedere per quello che si è, vulnerabili e quando si ha bisogno di aiuto... Ma reali, esatto. Giusto. Sì. Quindi possiamo parlare di potere magico degli sconosciuti. Sì, assolutamente sì, perché comunque lo sconosciuto è immergersi in culture diverse, tradizioni, e a me affascina tantissimo questo mix di culture, di lingue, di tradizioni, di usi che insomma fanno poi diventano parte anche della tua nuova esistenza, no? E cerchi di capire come possano arricchire ancora di più questi incontri speciali. Che sono incontri sia di persone locali, sì, giusto, sia di viaggiatori, magari in solitaria. Esatto, backpacker come te che esatto. Che ci si riconosce subito. Bravissima, vero? Sì. Mi hai fatto venire voglia di partire, vado, sì, brava. Mi lancio giù dall'albero. Era il mio intento. Però dobbiamo iniziare a programmare, a dare consigli pratici ai nostri amici di Endu su come pianificare il viaggio, quali mezzi di trasporto usare, dove andare a dormire e cosa andare a visitare. Tutto questo però lo spieghiamo nella prossima puntata. Se volete conoscere meglio Erika, andate sul suo canale Instagram. Se avete commenti, dubbi, scrivete sotto e vi risponderemo. Se invece volete approfondire con articoli e altro, andate sul sito enduchannel.net. A presto! Ciao!